Un cordiale saluto a tutti e benvenuti nel resoconto della seconda settimana di agosto 2016 per quel che riguarda i segnali di trading in abbonamento. Questo è il post di riferimento delle settimane dei segnali di trading del mese di agosto 2016. Settimana scorsa abbiamo visto la prima settimana dall'1 al 5 agosto 2016, conclusa sostanzialmente con un pareggio, con un trade negativo ed uno positivo, e andiamo invece a vedere ed analizzare questa seconda settimana di trading in abbonamento, settimana dall'8 al 12 agosto 2016, ed è questa quella evidenziata in questo momento dalla freccetta con un lunedì con un trade chiuso in profitto, martedì il trade chiuso in perdita, mercoledì ancora un trade in sospeso, quindi dobbiamo ancora vedere il risultato, se sarà un risultato positivo o negativo. Il trade in questione ha sfiorato il take profit, però ancora non l'ha preso, quindi alla riapertura del mercato vedremo se andrà a prendere il nostro take profit veramente a pochissimo dall'essere raggiunto, oppure se invece invertirà la rotta. Giovedì trade chiuso in profitto e venerdì trade chiuso in perdita. Quindi un'altra settimana sostanzialmente in pareggio, ci siamo difesi fino a questo momento con un mese sostanzialmente in pareggio, appunto, sperando di avere uno sprint vincente nelle altre 2 settimane che mancano da qui alla fine di agosto 2016. Ricordiamo che i primi 7 mesi di questo 2016 sono stati 7 mesi positivi, quindi chiusi appunto con un segno più nella casellina finale da mese in mese. Con dei mesi particolarmente favorevoli come gennaio, o dei mesi insomma nei quali ci siamo difesi come maggio e come giugno, nei quali anche in quei mesi siamo riusciti a far registrare un segno più nel novero complessivo mensile. Questo quindi è il risultato della seconda settimana di agosto 2016, la settimana dall'8 al 12 agosto 2016. Il post di riferimento segnala ovviamente le settimane e i giorni che ci sono nell'agosto 2016. Abbiamo principalmente ancora 2 settimane da qui al termine del mese di agosto, e quindi andremo a vedere quello che accadrà da qui alla fine di agosto con il nostro piano di trading ben definito in essere. Come vedete, non tutti i giorni abbiamo dei trade che vengono eseguiti, ma vengono eseguiti solo ed esclusivamente nel momento in cui ci sono determinate condizioni che piacciono a noi e di conseguenza ci consentono di entrare o meno in un determinato discorso operativo. Questo è tutto per quanto riguarda questa settimana. L'appuntamento ovviamente è alla prossima, la terza settimana di agosto. Un abbraccio e un saluto a tutti. Se ci volete scrivere, ricordo a tutti The Trading Online @gmail.com. Tutte le informazioni utili comunque le troverete sotto questo video, e ovviamente un abbraccio e un saluto a tutti, buon Ferragosto e a risentirci presto.